Nel 1900 Planck risolse il problema dello spettro del corpo nero quantizzando gli scambi di energia tra la radiazione elettromagnetica e la materia. Ricordiamo infatti che una cavità isoterma è piena di onde elettromagnetiche che scambiano continuamente energia con gli atomi delle pareti, che sono immaginati come tanti oscillatori armonici. E Planck quantizza questi scambi di energia tra radiazione e materia, ipotizzando che questi scambi di energia possano avvenire soltanto per multipli interi di hν, dove ν è la frequenza di vibrazione degli oscillatori armonici materiali delle pareti e anche la frequenza di vibrazione delle onde elettromagnetiche che stanno all'interno della cavità, queste onde qui. E H è una costante che Planck trovò confrontando la sua formula teorica con i dati sperimentali, cioè le curve sperimentali di corpo nero. Questo è il valore della costante di Planck, un valore molto piccolo, 10 alla meno 34 joule secondi. Planck ricavò il valore della costante di Planck proprio cercando il miglior fit con i dati sperimentali. Questa è la formula di Planck che deriva appunto dall'ipotesi che le onde elettromagnetiche e gli oscillatori armonici delle pareti possano scambiare energia soltanto per multipli interi di questo quanto di scambio energetico fondamentale, hν. Ecco qua i multipli, n volte hν. Questa è un'ipotesi di quantizzazione che non esisteva in fisica classica, dove gli scambi di energia potevano avvenire per qualsiasi valore, non soltanto per multipli interi di questo quanto di scambio energetico fondamentale hν. Questa formula di Planck è espressa in funzione della lunghezza d'onda e la radianza spettrale in funzione di lambda, ma più spesso si trova in funzione della frequenza, cioè si trova questa formula che si può ricavare dalla precedente, quella espressa in funzione di lambda, cioè questa, sostituendo al posto di lambda C su ni, ma anche trasformando il differenziale de lambda nel differenziale della frequenza de ni. Così alla fine si trova questa formula che ha l'andamento cubico nella frequenza, ma anche l'esponenziale decrescente sempre in funzione della frequenza. E questa formula fitta precisamente, perfettamente, le curve sperimentali del corpo nero ottenute con le cavità isoterme. Proprio dal confronto tra la formula teorica di Planck e i dati sperimentali di corpo nero, si può ricavare precisamente la costante di Planck. Questa è una stima del 1916, mentre questa è la stima attuale della costante di Planck. Dunque, riassumendo la conclusione notevole del problema del corpo nero, è che per la prima volta si introduce il concetto di quantizzazione. Gli scambi di energia tra la radiazione elettromagnetica, le onde elettromagnetiche monocromatiche nella cavità e la materia, cioè gli oscillatori armonici, gli atomi delle pareti, questi scambi di energia non possono essere qualunque, ma devono essere quantizzati, multipli interi di un quanto di scambio fondamentale uguale a hν, dove ν è la frequenza propria di oscillazione degli oscillatori armonici delle pareti. In pratica sono scambi di energia a pacchetti. Nella fisica classica, questa quantizzazione degli scambi di energia a pacchetti non è visibile, non era possibile vederla e perciò non si era mai vista. Infatti, un oscillatore armonico è essenzialmente, in fisica classica, una molla con una massa appesa. K è la costante elastica della molla, m è la massa appesa. Questo oscillatore oscilla con una frequenza propria che dipende dalla rigidità della molla, K, e dalla massa che viene appesa. Se è un oscillatore macroscopico, vuol dire che ha una massa non tanto piccola e quindi la frequenza di oscillazione è piccola se la massa è grande. Ma allora è piccola anche il quanto di scambio energetico, perché una frequenza piccola corrisponde a scambi energetici fatti da granelli molto piccoli. E quindi sembra in fisica classica che questi granelli siano talmente piccoli da risultare invisibili, cioè sembra che gli scambi possano avvenire per qualsiasi valore di energia. Cioè non si vede la granulità, la granulosità, la quantizzazione, non si vede nella fisica classica, perché questi grani di scambio energetico, questi pacchetti di energia, sono molto piccoli, piccolissimi. Se invece prendiamo un oscillatore armonico atomico, quindi un atomo che ha una massa estremamente piccola, allora la frequenza di oscillazione propria è molto grande e anche il quanto di scambio energetico è grande, perciò si vede la quantizzazione a livello microscopico, a livello atomico.
è come avere invece di tanti granelli finissimi dei sassi piuttosto grossi. Quindi si vedono questi quanti. Vediamo infatti che per un oscillatore macroscopico dotato di grande massa la quantizzazione dei livelli energetici è estremamente fine e quindi inosservabile. Così nel mondo macroscopico i livelli di energia appaiono continui e la quantizzazione non si riesce a vedere.